Canto 27. Già la fiamma era dritta e quindi in silenzio dopo aver finito di parlare e si stava allontanando con il saluto di Virgilio. In quello stesso momento un'altra, che veniva dietro a lei, attirò la nostra attenzione con un suono confuso che non voleva uscire. Ebbene, quel bue siciliano muggì la prima volta con il pianto di colui che l'aveva costruito, tanto che pur essendo solo una statua di rame, sembrava davvero fosse trafitto dal dolore. Nello stesso modo, strano ed incomprensibile come quel muggito, le parole tristi e soffocate di quel dannato si confondevano con il sibilo della fiamma stessa. Infatti sembrava proprio che quelle parole non avessero né una via né un'apertura fra quel fuoco, ma dopo che le parole ebbero trovato la via per passare attraverso la punta della fiamma facendola guizzare come una lingua, quando esse erano uscite dalla bocca, sentimmo dire chiaramente da quello spirito: Oh tu, a cui io rivolgo la voce, e che stavi or ora parlando in lombardo, accomiatando Ulisse con le parole, ora vai, non ti chiedo più nulla. Non ti rincresca di parlare un po' anche con me, anche se sono arrivato più tardi. Vedi che dopo tutto a me non spiacerebbe, eppure brucio qui in questa fiamma, e sappi che stare fermi per noi è ancora più penoso. Se tu sei arrivato ora qua giù, in questo mondo oscuro, da quella dolce terra latina da cui io traggo tutta la mia colpa e pena, puoi certo dirmi se in Romagna vi è pace o guerra? Perché io nacqui a Montefeltro, tra Urbino e le sorgenti del Tevere, ai piedi del Monte Coronaro. Io ero ancora intento a guardare in basso dove stava Ulisse quando il mio duca mi toccò il fianco dicendomi: «Parla tu, questo è italiano!» Ed io, che avevo già pronta la risposta alla domanda che quel dannato aveva rivolto a Virgilio, senza esitazione cominciai a parlare. «Oh anima che sei nascosta laggiù, la tua Romagna non è e non fu mai senza guerra nei cuori dei suoi tiranni, ma in realtà quando io la lasciai non c'era alcuna guerra. Ravenna sta come stata per molti anni. Essa è sotto la signoria dei Polentani, che hanno lo stemma dell'aquila, il dominio dei quali, come grandi ali, arriva fino a Cervia. La ghibellina città di Forlì è ora sotto il potere degli Ordelaffi, più precisamente Scarpetta degli Ordelaffi, che hanno come stemma il leone verde. Il vecchio Mastino, Malatesta da Verrucchio, padre di Gianciotto e di Paolo, ed il figlio di questi, Malatestino, che dominano Rimini, mordono e dilaniano tutto e tutti. Faenza sul fiume Lamone e Imola, presso il Santerno, sono governate da Maghinardo Pagani da Susinana, che ha come stemma il leone azzurro in campo bianco, il quale cambia continuamente partito. Infatti lui, Ghibellino in Romagna, era stretto alleato dei Guelfi della Toscana, in particolare dei Fiorentini, e Cesena, che è bagnata dal fiume Savio ed è governata da Galasso da Montefeltro, il quale non esercita spietatamente il potere come altri, sta nel mezzo tra la tirannia e lo stato libero, così come la sua posizione geografica, che è a mezzo tra il piano e la collina. Ma ora, ti prego, di chi sei e racconta tu la tua storia e la tua vita. Non essere restio a parlare più di quanto sono stato io a rispondere, e così possa il tuo nome essere ricordato nel mondo. E così, dopo che il fuoco ebbe soffiato alquanto come spesso fa, cominciò a muovere la punta come una lingua, e quindi cominciò a parlare in questo modo, credendo forse quel povero dannato che la sua colpa fosse e potesse rimanere segreta. Veramente? Se mai pensassi che la mia risposta fosse data a persona viva che potesse tornare nel mondo, certo, questa fiamma cesserebbe di parlare. Ma siccome da questo abisso nessuno tornò mai vivo, se è vero quello che si dice quaggiù, allora ti rispondo subito, senza alcuna paura, che rivelando la mia colpa possa poi essere sparsa infamia sul mio nome. Io fui uomo d'armi. E poi fui frate francescano, perché credetti che in quel modo mi sarebbero stati perdonati i peccati commessi.
quindi indossai il saio, sperando così di fare giusta ammenda. Ci sarei certamente riuscito se il Papa Bonifacio VIII, che gli prenda un accidente, non mi avesse riportato sulla vecchia strada, spingendomi a commettere un peccato simile a quelli di un tempo. E voglio che tu capisca come e perché questo sia accaduto. Mentre io ero un uomo, così come mi fece mia madre, le mie opere ed il mio comportamento, per quanto uomo d'armi, furono francamente caratterizzate più dall'astuzia e dall'inganno che dalla forza. Conobbi tutti gli accorgimenti e le frodi e ne seppi fare buon uso, come si può fare di un'arte tanto da acquistarne grande fama ovunque, anche nei luoghi più lontani. Quando poi mi ritrovai vecchio, in quel tempo in cui è opportuno per tutti fermarsi in un porto sicuro e tranquillo, allora tutto ciò che prima mi attraeva e mi piaceva cominciò a rincrescermi. Quindi mi pentii della mia vita trascorsa negli intrighi e negli inganni e mi confessai. Ahi, povero vecchio, ciò avrebbe certamente giovato. Successivamente però Bonifacio VIII, principe dei nuovi farisei, intraprese una guerra in Roma stessa, e non contro infedeli saraceni o giudei, ma contro cristiani. E pensare che nessuno di quei poveretti era stato a combattere insieme con gli infedeli contro San Giovanni d'Acri, l'ultimo baluardo dei cristiani in Palestina, né aveva dato aiuto agli infedeli, mercanteggiando con essi, e fornì loro materiali utili per la lotta contro i cristiani, come invece molti avevano fatto nonostante il dovere di lealtà verso i correligionari, come invece molti avevano fatto nonostante il dovere di lealtà verso i correligionari e il divieto del Papa. Inoltre, per quanto concerneva me, non ebbe nessun riguardo per il cordone di frate che portavo, quel cordone che rende molto più magre le persone che lo portano, per via dei digiuni e dei sacrifici. Ma come l'imperatore Costantino, malato di lebbra, mandò a chiamare Silvestro, rifugiato nella grotta di Soratte, affinché lo guarisse. Così il Papa Bonifacio mi mandò a chiamare dal convento in cui mi trovavo rinchiuso, affinché lo guarissi dalla sua febbre di superbia. Infatti mi chiese consiglio come vecchio uomo d'armi e d'inganni, e io tacqui in quanto la sua richiesta mi parve insensata, ma poi disse: il tuo cuore non tema, ti assolverò di tutto, ma tu insegnami come si possa abbattere la resistenza in Palestrina. Le chiavi che io posseggo sono due, una per chiudere ed una per aprire, come tu sai, le porte del paradiso. E sono quelle due chiavi che il mio predecessore Celestino V non seppe usare. Allora quei gravi argomenti del Papa mi spinsero ad aiutarlo ed accettare la sua proposta, perché il tacere, l'ignorare, mi parve avviso peggiore che il parlare, e dissi: «Padre, dal momento che tu mi libererai dal peccato che ora devo commettere per te, ti dico che potrai trionfare nel tuo trono papale se farai ai colonnesi una bella promessa. Prometterai loro, se si arrenderanno, di restituire il loro stato, accettando le loro richieste. Poi con l'inganno farai distruggere Palestrina e tornerai a perseguitarli». Quando io morì, San Francesco arrivò per prendermi con sé, ma un demone gli disse: «Non portarlo con te, non farmi questo torto. Lui se ne deve venire all'inferno con i meschini, perché diede quel consiglio fraudolento dopo il quale gli sono sempre stato vicino». Per sapere se almeno si fosse pentito di quel peccato e ne avesse fatto ammenda. Non si può assolvere chi non si pente, né si può pentire chi contemporaneamente vuole commettere un peccato per la stessa insita contraddizione che non acconsente il perdono. Ohimè, disperato! Come mi resi allora conto di quell'illusione che mi aveva impedito di resistere alla tentazione e di pentirmi quando ancora ne avrei avuto il tempo! Poi, quando quel demone mi afferrò, mi disse: «Forse tu credevi che io fossi stupido, che io fossi meno furbo di te e non fossi in grado di capire la tua logica meschina?
Ma io mi intendo di peccati più di te, e questa volta la tua falsità e la tua furbizia e la tua logica fraudolenta non serviranno, ed io ti farò dannare. Allora mi portò davanti a Minosse, ed egli si cinse 8 volte la coda attorno per indicare il cerchio ottavo in cui dovevo precipitare. Poi, ringhioso dalla rabbia, si morse e disse: "Questo è uno di quei colpevoli che devono essere puniti con il fuoco che avvolge le anime e non le lascia più vedere". Perciò sono stato condannato nel luogo in cui ora tu mi vedi, e così, vestito di fuoco, mi rodo per il rancore e la rabbia. Quando poi egli ebbe finito di parlare, la fiamma, agitandosi dal dolore, si allontanò, torcendo e muovendo il corno acuto. Noi andammo oltre, io ed il mio duca, su per la roccia, fino sul ponte che copriva la nona bolgia, in cui si danno le pene a coloro che peccano dividendo, sconnettendo ciò che dovrebbe stare unito o connesso, cioè i seminatori di scismi e di scandali che dividono gli uomini.